Non vi avvicinate ragazzi, queste macchinette fotografiche. No, cazzo, ragazzi. Così com'era. Qui, come è stato detto, questa mattina, pochi minuti fa, è stata inoculata la prima dose di vaccino al primo dei 4.000 volontari che hanno risposto all'appello dell'Istituto Spallanzani. Questo rende la giornata di oggi per la scienza e per la medicina italiana una giornata molto importante, perché stiamo parlando del vaccino italiano, sostenuto da un progetto di ricerca della Regione Lazio, del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, che rappresenta un importante salto in avanti nella battaglia contro il coronavirus. Noi abbiamo sostenuto con grande forza questo progetto di ricerca basato sull'eccellenza scientifica dell'Istituto Spallanzani. Io voglio ringraziare ovviamente in primo luogo i 4.000 volontari che sono presenti per avviare questo processo di ricerca. Ringrazio l'equipe scientifica dello Spallanzani che da oggi, con l'avvio del primo vaccino, avvia una fase di sperimentazione nell'uomo. Voglio dire una cosa, noi crediamo molto nel vaccino bene comune, per questo abbiamo voluto con lo Spallanzani, con il Ministero dell'Università e della Ricerca, finanziare il progetto di ricerca e che il vaccino italiano sarà un vaccino pubblico a disposizione, ovviamente a conclusione della fase di sperimentazione, di tutti coloro che ne avranno necessità. Voi sapete che innanzitutto il Santo Padre ha lanciato nel mondo questo appello e anche io ho sottoscritto per il vaccino bene comune. Il progetto del vaccino italiano si inserisce al 100% dentro questa impostazione rispetto alla proprietà del vaccino. Ovviamente la Regione insieme a lui seguirà passo dopo passo l'evoluzione del processo di sperimentazione del vaccino, così da arrivare il prima possibile, ma con le garanzie scientifiche dovute, alla produzione industriale di questo vaccino e alla sua distribuzione. Intanto oggi è un passaggio molto molto importante, ripeto, perché parliamo della scienza e della ricerca italiana, della sua forza, della sua potenza, e anche parliamo alla speranza di tutti quei cittadini, non solo italiani ma nel mondo, che stanno aspettando un segnale che è anche quello del vaccino. Ovviamente dallo Spallanzani, di fronte alle istanze scientifiche e medica, io rinnovo un appello alla responsabilità dei comportamenti delle persone. Non è giusto, non è corretto che ancora una volta si scarichi sul personale sanitario, sul sistema sanitario, tutti i problemi del coronavirus. Ovviamente la sanità nella nostra regione, come in tutte le regioni, sta facendo di tutto ora per accentuare, incentivare attraverso il box e i drive-in un filtro per individuare i positivi, ma è evidente che senza il senso di responsabilità di tutti non ce la faremo mai, rischiamo di tornare indietro. E quindi ci sono non 100.000, ma 3 regole semplicissime che vanno adottate sempre: mascherina, distanza di sicurezza e igiene delle mani. Non è difficile. E quindi rinnovo proprio in una giornata importante e positiva, perché da oggi inizia una fase storica della ricerca assolutamente nuova, però mi sento di rinnovare l'appello a comportamenti responsabili, che non vuol dire non tornare a vivere, ma l'esatto opposto, vuol dire riprenderci la nostra libertà di vivere rispetto al futuro, e cioè rispetto a processi che devono andare avanti, ma devono, fino a quando non ci sarà il vaccino, e anche su questo stiamo facendo di tutto, garantire la sicurezza delle persone.
grazie ancora all'equipe che ha alle mie spalle, che sta avviando in questa forma questo progetto di ricerca, all'equipe di Malanzani, ai volontari che si sono offerti. Seguiamo tutti con grande attenzione questa nuova fase, ripeto, in una giornata positiva e importante, perché è un bellissimo traguardo che la scienza e la medicina italiana ha raggiunto con questa fase.